Medicina e tecnologia, biologia e fisica sono 13 gli esperimenti di matrice italiana di cui si occuperà l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia DIRE li racconterà uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è In Situ Bioanalysis. Si tratta di un sistema portatile di diagnosi precoce che servirà per monitorare lo stato di salute dell'astronauta mediante un semplice campionamento di saliva. Ne abbiamo parlato con il responsabile dell'esperimento, il professor Aldo Roda, del Dipartimento di Chimica Giacomo Chamichan dell'Università di Bologna. Diciamo, siamo molto fieri di questo progetto perché è un risultato, il primo progetto italiano, e per la prima volta si può realizzare un sistema che permette una diagnosi biochimica, quindi su campioni biologici, da fare direttamente nello spazio e non come precedentemente che le analisi venivano effettuate nello spazio, poi mandate a terra ed analizzate. È estremamente complesso poter realizzare un sistema di questo tipo perché rispetto a sensori di tipo fisico, cioè misurare la pressione, il ritmo cardiaco, la temperatura, è più semplice. Nel caso nostro invece è previsto un prelievo di campione e un'analisi estremamente sensibile e particolare per poter determinare concentrazioni molto basse di analiti presenti nella saliva. Qual è il grosso vantaggio di questa tecnologia? È che si potrà monitorare in tempo reale lo stato di salute degli astronauti mediante un semplice prelievo di saliva e un'analisi che dura pochi minuti con uno strumento semplice e che potrà dare informazioni sullo stato di salute ed in particolare nel caso nostro di stress, appetito, problemi digestivi e quindi intervenire in modo repentino per poter affrontare e risolvere tali problematiche che in qualche modo possono ridurre le performance di questi astronauti durante la permanenza nello spazio ed in particolare quando poi il loro ruolo sarà anche fondamentale quando ci saranno spedizioni extra, verso Marte, tanto per intenderci. Il progetto del sistema diagnostico portatile è stato coordinato e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana e realizzato, oltre che dall'Università di Bologna, anche da Altec, azienda torinese leader nel supporto ingegneristico e logistico spaziale. Lo strumento è stato realizzato nella maniera più semplice possibile per facilitarne l'utilizzo. Apparentemente sembra quasi un giocattolo, dove ci sono 1, 2, 3 come per un bambino. E verosimilmente è stato fatto così questo prototipo per rendere la cosa estremamente semplice, semplice perché diciamo, l'astronauta nello spazio ha delle condizioni di salute fisiologiche diverse dalla Terra, ha una sulla tensione, alcuni aspetti neurologici vengono alterati, per cui diciamo è più facile sbagliare oppure confondere alcune cose. Ovviamente quindi abbiamo reso il test estremamente semplice, quasi banale. Il futuro, lo strumento futuro sarà uno strumento tutto automatico. Come funziona In Situ? Nel nostro caso, invece che usare uno smartphone, usiamo un CCD, che è un classico strumento usato in qualsiasi camera, anche professionale o in qualsiasi strumento. Ecco, quello che è il vantaggio della nostra tecnologia è che è la chimica. A parte la tecnologia e la chimica, cioè siamo stati in grado di realizzare un sistema analitico per poter determinare certe sostanze estremamente sensibile, basato sull'emissione di luce da parte di una reazione chimica quando avviene, quando determina l'analita. E siamo in grado di misurare con questo CCD questi pochi fotoni che vengono emessi, che poi ci danno un'idea della concentrazione, della quantità, dei livelli presenti della sostanza determinata nella saliva, che poi riflette quella che è nel sangue. Ci mostra il procedimento la professoressa Mara Mirasoli. In particolare il campione di saliva viene prelevato inserendo in bocca un tampone di cellulosa che si assorbe la saliva e attraverso una siringa il tampone viene spremuto collegandolo
alla cartuccia in questo modo. Questa è una valvola di non ritorno che impedisce la fuoriuscita di reagenti, ma ci permette di inserire il campione di saliva. Dopodiché sulla cartuccia ci sono dei semplici pulsanti, secondo un protocollo che è stato studiato in modo da essere facilmente eseguibile, premendo gli opportuni pulsanti in una sequenza prestabilita, tutti i reagenti si mescolano all'interno della cartuccia. Una volta terminata la procedura si inserisce la cartuccia in un dispositivo costituito da una camera CCD ultrasensibile con una camera oscura che accoglie la cartuccia. In questo modo l'astronauta può acquisire il segnale analitico e quindi può spedire i risultati a terra, che saranno delle immagini digitali dove noi poi potremo analizzare il segnale per avere l'informazione sul suo stato di salute. In futuro sarà possibile usare il sistema portatile non solo in situazioni estreme come quelle dello spazio, ma anche nei paesi in via di sviluppo, in Antartide o in ogni altra situazione in cui sia necessario fare analisi lontano dal laboratorio. Cosa dovrà fare Paolo Nespoli sulla Stazione Spaziale Internazionale? Quando sarà il giorno stabilito, si preleverà con un piccolo cotton fioc, sigillato, eccetera, un campione di saliva. Presa la saliva, lo inserirà all'interno di questo strumento che noi abbiamo. Poi attualmente dovrà spingere due bottoni, uno o due, che sa come fare, quindi è ancora un prototipo manuale, e basta, e attendere il risultato. Lui, il risultato verrà inviato automaticamente alla base di controllo, in particolare da noi, alla NASA e poi a noi, e noi daremo il risultato. Ma nulla esclude che lui possa fare se stesso, vedere il risultato direttamente a display. Un altro dei vantaggi di in situ è dato dalla velocità della risposta. Nespoli ha imparato ad usarlo durante un training nel centro ESA di Colonia a fine maggio. Ovviamente il protocollo è molto semplice, quindi non dovrà effettuare delle operazioni troppo complesse, ma vedremo insieme a lui passo dopo passo tutto quello che dovrà effettuare, e in modo tale che lui sia pronto al suo arrivo a poter utilizzare il nostro dispositivo. E il nostro dispositivo permette anche di avere un controllo interno, quindi sapremo subito se la nostra analisi appunto è andata a buon fine, e le immagini, quindi i risultati di questa analisi, ci verranno inviati in tempo reale e noi potremo analizzare i risultati e dare subito un esito, in tempo reale dell'analisi stessa.